Super fratelli, oggi recensione gagliardissima di, oh santo cielo, di cosa? Di Jurassic World, il mondo giurassico. Recensione che dovevo fare circa 2 settimane fa, ma Vespertini se l'è tirata come non mai, perché ho perso tempo, perché ho fatto acquisti, ho fatto viaggi e ho perso tempo. Devo ammettere che un canale di recensioni che recensisce in ritardo potrebbe anche chiudere. Detto questo, chiunque sia nato negli anni 90, negli anni 80, chiunque sia grande, ma chiunque sia anche giovane e abbia avuto dei genitori fantasiosi, avrà sicuramente visto la serie Jurassic Park, almeno il primo, almeno il primo. Partiamo dalle origini. Jurassic Park, film americano di fantascienza, possiamo dire così, del 1993, il che vuol dire che 2003, 2013, 22 anni fa, Jurassic Park usciva 22 anni fa. Il film Jurassic Park si rifà alla storia, al libro di un certo Michael Crichton, uno scrittore che appunto ci ha donato, fra le tante cose, ci ha donato anche la sfera. Non so, ragazzi, se voi vi ricordate il film del 1998, La sfera, sfera, con Hoffman, Stone e Jackson. Sto parlando degli attori. Dustin Hoffman, Sharon Stone e Samuel Jackson. Un film molto complesso che in pochi hanno capito. Io personalmente ero piccolo per capire la sfera, ora lo dovrei rivedere. Michael Crichton ci ha dato la sfera, ci ha dato Jurassic Park e anche in seguito Il mondo perduto. Ci ha dato tanti film che ora, tanti libri che ora non voglio stare qui a nominare. Concentriamoci su Jurassic World. 1993, 11 giugno. Quindi Jurassic Park usciva 22 anni fa, lo stesso mese e lo stesso giorno. Tutti noi abbiamo visto Jurassic Park e siamo rimasti emozionati dall'idea di un parco dei divertimenti, uno zoo, purtroppo devo dire così, uno zoo con i dinosauri, gli animali del passato, i mostri del passato, gli abitanti della terra del passato. I dinosauri, questi animali che noi non abbiamo visto, che crediamo abbiano abitato la Terra perché abbiamo trovato i fossili, le ossa, le impronte sulla Terra, sul suolo, esistiti probabilmente, perché se non c'eravamo, non possiamo essere sicuri. La scienza si basa sulle prove, ma le prove si basano sui fatti. E i fatti sono soltanto i fossili. Dinosauri apparsi sulla Terra 230 milioni di anni fa e scomparsi 66 milioni di anni fa. Il che vuol dire, ragazzi, che i dinosauri, sempre secondo le teorie scientifiche, hanno vissuto sulla Terra indisturbati per 165 milioni di anni. Per i cazzi loro. Ritorniamo al film, non facciamo scienza oggi, per quello ci sono altri canali, c'è la scuola, con Vespertini si fa cultura generale, ma adesso non faremo scienza. Il film, ragazzi, Jurassic World, uscito l'11 giugno del 2015, esattamente 22 anni dopo, il film si apre in maniera pulita, ci presenta esattamente quello che sarebbe successo nel sogno di John Hammond, ovvero creare un parco di intrattenimento con i dinosauri per gli esseri umani. Il film ci presenta sin da subito quello che sarebbe successo se il Jurassic Park avesse fatto quello che doveva fare, cioè non ammazzare nessuno. Abbiamo la bellissima Bryce Dallas Howard, ovvero la figlia di Ron Howard, che io ho meravigliosamente confuso con Jessica Chastain, entrambe bianche, entrambe rosse,
Colpa mia, ragazzi, le ho confuse. C'è da dire che Bryce ha gli occhi chiari, mentre Jessica li ha scuri. Io ho visto tutto il film credendo che fosse la Castain, invece era la Howard. Vediamo come tutto vada per il meglio. Bryce dalla Howard fa la direttrice operativa. Lei si occupa della gestione fisica del Jurassic World. Abbiamo il classico indiano ricco e sfondato, interpretato da Irfan Khan, un attore ovviamente indiano, famosissimo nei film di Bollywood, che si sta aprendo la strada anche nei film americani, hollywoodiani. Ci viene presentata la classica situazione familiare americana, ma in realtà di qualsiasi persona, ovvero fratellino piccolo e fratellino grande vengono mandati dai genitori in vacanza al Jurassic World. Perché? Perché Bryce, la zia, che interpreta il personaggio di Claire, la zia giustamente li invita, portano i bambini, li faccio vedere i dinosauri. Tutto fila liscio, magari non con questa voce. Vediamo il bambino, Ty, che nome assurdo, TY, Ty Simpkins, il bambino di Insidious, che praticamente appare in qualsiasi film ormai. Abbiamo il protagonista, vogliamo chiamarlo co-protagonista assieme a Bryce, Chris Pratt. Chris Pratt ce lo stanno buttando dovunque, sembra il nuovo Christian Bale. Dopo il successone, ovviamente, di Guardiani della Galassia, Chris Pratt è stato subito lanciato in Jurassic World, che qui interpreta il domatore di dinosauri. Ecco, ragazzi, ecco. Se io dovessi descrivere Jurassic World, è praticamente la continuazione morale, ideologica e pulita di Jurassic Park. 22 anni dopo succede quello che sarebbe successo normalmente. Infatti ritroviamo citazioni di John Hammond, cioè a lui, perché la storia ha un filone cronologico. Infatti, io non so se voi siete tipi che odiano anche i rovinatori dei personaggi, male che vada mettete muto, perché sto per rivelarvi una cosa grandiosa. Fra gli interpreti di Jurassic World appare l'unico personaggio che era anche in Jurassic Park, il grandioso B.D. Wong, ovvero l'asiatico di Law and Order, che nel Jurassic Park di 22 anni fa faceva lo scienziato. Quello che diceva: i dinosauri del Jurassic Park non possono procreare perché sono tutte femmine. Ve lo ricordate? È l'unico personaggio che ritorna, incredibile, ragazzi, incredibile, fantastico, fantastico, fantastico. Questo tizio ha 22 anni in più, infatti adesso ne ha 54, meno 22 ne aveva 32, fantastico, ragazzi, fantastico. Poi chiaramente ci sono i vari interpreti, chiamiamoli secondari. Abbiamo Omar Sy, anche lui con la Y, T-S-Y. Omar Sy, che è un attore, potremmo dire, afro-francese, franco-africano, che fa l'amico di Chris Pratt. Poi abbiamo Vincent D'Onofrio, grassissimo, che fa il capo della sicurezza del Jurassic World, della InGen, fondata da John Hammond. Quindi, ragazzi, ogni cosa è al suo posto. Tutti i personaggi, tutti gli attori, le cose vanno come devono andare. Ovviamente, come in ogni trama, c'è un inizio, un culmine e uno scioglimento. Se da un lato il Jurassic World sta andando benissimo, dall'altro gli azionisti pretendono qualcosa di più. La pellicola si presenta con dei colori luminosissimi, chiaramente. La pellicola si presenta, è giusto dirlo, con computer grafica pesante, perché ambienti enormi, palazzi dove non ce ne sono, visto che siamo su un'isola incontaminata, dinosauri, quindi la computer grafica è molto presente in Jurassic World, però non sporca, è usata tanto ma ci sta bene, è stata usata tanto e bene, ecco. Chiaramente
Le cose poi vanno a scatafascio, ovviamente per colpa dei dinosauri, questo non è un rovinatore se siamo in Jurassic World, e poi vi sarà uno scioglimento. Ragazzi, siccome il film non è un film di grandi vette come un Insidious o un Batman, cerchiamo di essere molto stretti. Se voi mi doveste chiedere, come hanno già fatto altre persone, il film merita, allora, seppur Jurassic Park sia intoccabile, perché 22 anni fa era un film che parlava di ridare la vita ai dinosauri, Jurassic Park rimane intoccabile. Il 2 è stato gradevole, il 3 secondo me è stata un'occasione sprecatissima. Jurassic Park 3 è del 2001, 14 anni dopo ci viene proposto il seguito. Se io dovessi dare un giudizio, ragazzi, io direi che Jurassic World è il degno erede di Jurassic Park. Secondo me, non so se lo supera. No, non lo supera, ma è il degno erede. Quindi, a meno che non siete di quelli che non sopportano il rovinamento delle cose storiche, delle cose classiche, allora vi potete godere il mondo dei dinosauri. Ma se siete di quelli che odiano i rifacimenti e che odiano che le cose del passato vengano toccate, non ve lo vedete. Ma io vi dico che vi perdete una cosa bellissima. Detto questo, dedichiamoci alla trama di Jurassic World e cominciamo con i rovinatori. Come vi ho già accennato prima, il personaggio di Chris Pratt, Owen, è un domatore di dinosauri. Lui, che lavora comunque per la InGen, quindi lui lavora per il Jurassic World, è stato presente alla nascita di quattro Velociraptor e quindi c'è stato l'imprinting, il riconoscimento del maschio alfa. Perciò si suppone che questi quattro Velociraptor, diciamo, obbediscano, diciamo, gli diano retta. In realtà, come ogni animale predatore, ci vuole sempre il richiamo all'attenzione, oppure l'utilizzo del cibo come esca. Però è chiaro, ragazzi, che addomesticare un dinosauro è un po' più pericoloso che addomesticare il barboncino della nonna. A sua volta, Owen chiaramente lavora per il personaggio di Vincent D'Onofrio, che è il capo della InGen. E lui, al solito americano stereotipato cattivone, vorrebbe usare i Velociraptor come arma militare. Le solite cose, ragazzi, le storie sono sempre quelle. Chiaramente Owen non è d'accordo. Seppur il film presenti delle incongruenze, no, non sono incongruenze, sono semplicemente scelte stupide. Per esempio, i due ragazzi, i due fratelli, i nipoti di Claire, che decidono di allontanarsi dal recinto. Ti va una gita fuori porta? Porca troia, non è che siamo a Torino, non siamo a Padova, siamo in un parco dei dinosauri, stai attento. Oppure il personaggio di Claire che si fa tutto il film con i tacchi. Dico, siamo su un cazzo di parco, sul fango, sulla terra, non puoi farti un film con i tacchi. Rovinatore, ma in realtà non è una cazzata. Lei non si cambia. Ragazzi, io sono un recensore, mi chiamo così da solo davanti allo specchio. Sono un recensore, ma sono soprattutto un videogiocatore e uno spettatore. Quando io vedo che la situazione si fa critica, io mi aspetto che il personaggio di turno si vesta, si cambi, si metta qualcosa di nuovo, di comodo. No. Claire, Bryce Howard, si fa tutto il film in tacchi e gonna. Beh, scelte di merda. Personalmente, queste sono le cose che mi fanno dire bii, ma non rovinano il film. Alla fine non vado a Jurassic World per guardare un paio di tacchi, quindi non intaccano la bellezza del prodotto. Alla fine il film è stato gradevole da guardare, i colori sono stati felici di giorno e, diciamo, paurosi di notte, quando ci sono i dinosauri, c'è la caccia, la predazione, chi preda chi, eccetera. E
Entriamo nel vivo del film, nel contesto, e cominciamo a sparare qualche rovina a Torino. Dicevo, il film si apre con la coppia di americani in crisi che cerca di mandare i figli così per svagarsi al Jurassic World. I figli, che appunto sono i nipoti di Claire, quindi Claire e la madre sono sorelle, ovviamente accettano e quindi vengono, non so se gratis, non mi ricordo, chi se ne frega, vengono ospitati al Jurassic World. Qual è la storia, ragazzi? Perché chiaramente, sì, stiamo parlando di dinosauri, ma qual è la storia di questo quarto capitolo della serie a distanza di 14 anni e 22? Qual è la differenza? La storia. Il Jurassic World sta andando benissimo. Soldi chiamano soldi. Le persone adorano guardare i dinosauri. Immaginatevi, ragazzi, un parco dei divertimenti dove sono state ricreate delle creature di 300 milioni di anni fa. Chiaramente la gente comincia a provare un po' di noia a guardare sempre le stesse cose. Sempre il Tyrannosaurus Rex, sempre il Velociraptor, sempre il Brontosauro. E quindi la gente, l'America, chiede qualcosa di nuovo. La sezione scientifica del Jurassic World, perché il Jurassic Park nel film viene etichettato come un fallimento ed è una cosa un po' tabù, non si può parlare del Jurassic Park perché è stata una tragedia. La sezione scientifica del Jurassic World ha creato un dinosauro che non esisteva. Aiuto. E quando Owen chiede come l'avete chiamato, il personaggio di Claire risponde Indominus Rex, quindi Rex Indomito. Forse questa cosa può sembrare un po' sciocchina, ma dobbiamo entrare nell'ottica non tanto del film, quanto dei personaggi del film. Come dice Claire a un certo punto del film, i dinosauri devono essere sempre più grossi e sempre più spaventosi. Perciò creiamo l'Indominus Rex. Solo che l'Indominus Rex sembra un po' troppo indomito. E quindi Claire chiama Owen, addestratore di dinosauri, per cercare di capire la sua psicologia. Insomma, ragazzi, è inutile girarci attorno. L'Indominus Rex scappa e tutto il film è incentrato sulla sua cattura e o uccisione. Tutti noi abbiamo visto il trailer di Jurassic World, giusto? Quando vediamo Chris Pratt guidare assieme ai Velociraptor. Perché chiaramente adesso abbiamo scoperto che lui era l'addestratore dei Velociraptor. Tuttavia, ragazzi, in Jurassic Mondo, mi secca dire World ogni volta, in Mondo Giurassico succede esattamente la stessa cosa che è successa in Godzilla, quello del 2014. Ovvero, l'umanità che non può gestire questa situazione e quindi, alla fine dei conti, alla fine dei fatti, dinosauro contro dinosauro. La natura contro la natura, predatore contro predatore, bravissimi. E si ripropone, ragazzi, la stessa sensazione che Vespertini ha nutrito l'anno scorso. Come posso io patteggiare per un animale o per un altro? Godzilla combatte per la salvezza del mondo, mentre il muto, non mi ricordo come si chiama, combatte per la sua sopravvivenza, si nutre di energia, di elettricità, di radiazioni nucleari, ma lui sta vivendo, il muto sta vivendo. Come posso, ragazzi, io patteggiare per l'Indominus o per gli altri dinosauri? Ora iniziano i rovinatori, quindi state attenti, ragazzi, le cose che sto per dire saranno funzionali alla fine del film. Oltre la metà del film, Chris Pratt aveva addomesticato 4 Velociraptor. Ne muoiono 3. Mi dispiace dirlo, ne muoiono 3. Perché durante la fuga, durante la lotta, durante gli eventi del film, moriranno 3 su 4. E io mi sono sentito una merda. E io avrei gradito
che il personaggio di Chris Pratt fosse stato un poco più emotivo. Cioè, lui non sembra sconvolto per la morte dei suoi velociraptor, lui sembra stupito, stupito. Oh cavolo, ne è morto un altro. Non era distrutto perché sono morti i suoi velociraptor. Avrei creduto un po' più di emotività da parte del regista e da parte di Chris. Secondo rovinatore, secondo spoiler. Alla fine del film c'è la battaglia fra l'Indominus Rex e il Tyrannosaurus Rex, la natura contro la genetica ibrida. Anche lì, ragazzi, predatore contro predatore, io non posso patteggiare, capite? Io non me la sento di patteggiare per il leone o per la tigre, per il lupo o per la iena. Chiamatemi buonista, vegano, coglione. Chiamatemi coglione, ma io quando c'è natura contro natura, io non posso infilarci il bene o il male. Ecco, ecco dove li volevo. Nella natura contro la natura non ci può essere bene e male. Non ci può essere la morale, perché la natura non fa cattiveria. Ecco, ragazzi. La morale può essere applicata agli umani perché noi facciamo sia il bene che il male. Ma quando abbiamo a che fare con la natura che vive solo per l'istinto, mangio, faccio sesso, dormo e vivo, è vivo. Io non posso patteggiare per il Tyrannosaurus o per l'Indominus. E quindi voglio dire una cosa: Jurassic Mondo è un bel film che ha guadagnato budget, cioè spese, usiamo l'italiano, spese di film 150 milioni. Incasso di Jurassic World, che è ancora al cinema, 1 miliardo 237 milioni. La porca troia! Jurassic Mondo ha battuto una serie di record incredibili. Ha battuto gli Avengers come miglior film del fine settimana, apertura di fine settimana, ha battuto gli Avengers, ha battuto Furious 7, porca troia, ha battuto l'Uomo d'Acciaio, ha battuto Avengers 2, ha battuto il Cavaliere Oscuro 3, Batman 3, ha battuto Harry Potter 7, 7 parte 2. Dal punto di vista qualitativo, io non posso dire che Jurassic World sia brutto, però la scelta di ridurre tutto alla disputa fra lucertoloni e quindi innegabilmente, ragazzi, c'era la sala che patteggiava per il Tyrannosaurus, ovviamente. E voglio anche dire una cosa che ho già riproposto in Avengers 2 quando parlavo di Ultron. Ragazzi, cos'è che fa di un cattivo un cattivo? Ora vi dirò una cosa. Questo è un rovinatore riguardante l'Indominus Rex. L'Indominus Rex è un ibrido che quindi non esiste in natura, è stato creato unendo parti di più animali. E questo ha dato all'Indominus Rex un'indole malvagia. Il dinosauro uccide per il piacere di ammazzare. Ah, quasi come gli umani. Questo fa dell'Indominus Rex un cattivo. E quindi lo possiamo uccidere se è cattivo. Se l'Indominus Rex è cattivo, noi lo possiamo uccidere. E con chi lo uccidiamo? Con il Tyrannosaurus Rex, che nel primo e nel secondo ha mangiato le persone, ma allora anche lui era cattivo. Non so se seguite il ragionamento. Trovare un cattivo più cattivo per rendere il cattivo precedente meno cattivo, quasi buono. Perché se l'Indominus Rex non è cattivo, come lo possiamo giustificare? Come possiamo uccidere l'Indominus Rex se non è cattivo? I bambini che vengono a vedere Jurassic World, come possono?
per il Tyrannosaurus se l'Indominus non è cattivo? Dal punto di vista prettamente umanistico, Jurassic World non mi è piaciuto, ma indubbiamente ritornare bambino dopo 22 anni è stato gradevole. Perciò, se io guardo il mondo giurassico soltanto con gli occhi della fantascienza e del bambino che è in ognuno di noi, mi è piaciuto tantissimo. Ma se io dovessi guardare il film dal punto di vista filosofico, umanistico, spirituale, mentale, il film è un po' una caglietta, un po' una caglietta. Quindi ragazzi, andatelo a vedere perché è bello, ma ricordatevi, Vespertini deve lanciare sempre una morale, anche se fa la recensione sulla scatoletta del tonno. Ricordatevi ragazzi, fra l'altro vorrei chiedere scusa a Giupelli per le mie movenze di mani, perché Giupelli mi ha detto stai fermo con le mani. Carissimo Giupelli, hai ragione, lo so, gesticoli in maniera esagerata, troppo, ma devi comprendermi perché Vespertini non ha né bocca né sopracciglia, che sono gli unici due strumenti con cui io posso farmi capire, ma se sono coperti. Detto questo ragazzi, Vespertini vuole vedere la morale e la giustizia e la logica e la verità dovunque, forse è un errore, però sinceramente avrei gradito che Jurassic Mondo non avesse ridotto tutta la storia a dinosauro cattivo contro dinosauro meno cattivo. Chiaramente ci sono eventi alla fine del film o durante il film che ci fanno presupporre che ci sarà almeno un seguito, se non addirittura due o tre. E da Vespertini è tutto. Questo mi rendo conto che dopo aver recensito e visto Insidious, Jurassic World è un po' sottotono, anzi la recensione è durata di meno. Ragazzi, vorrei dirvi tante cose. Ieri era sabato sera e io ero fuori con gli amici e c'era al tavolo di un locale un turista, probabilmente non lo so, bolognese, mi direte voi, non lo direte voi, che era al telefono con un amico e ha detto sono pronto per una serata soddisfacente. Era davvero fenomenale da ascoltare, ha detto sono tutto saltellante, era bellissimo, bellissimo. Da Vespertini è tutto. Il cattivo, se non fosse cattivo, sarebbe un buono. E come puoi ammazzare un buono se non lo rendi cattivo?